Signore e signori, buongiorno, come sempre Iappo, come sempre Abicina, come sempre aggiornamento da Pechino. Quest'oggi 4 aprile 2021. Buona Pasqua. Ebbene sì, perché oggi è la giornata di Pasqua in Italia, ma in Cina si festeggia un'altra festa ed è la Qingming Jie. Ora, non è che tutti gli anni Qingming Jie e Pasqua accadano nello stesso giorno, ma diciamo che in questi 8 anni che sono in Cina mi è capitato 2 volte. Seguendo entrambi, diciamo, il calendario lunare, perché la Pasqua comunque sappiamo segue un calendario che non è quello solare, e le festività cinesi seguono sempre il calendario lunare, capita alle volte che appunto caschi lo stesso giorno. Cosa si fa durante il Qingming Jie? Qingming Jie è detta in inglese Tom's Weeping Day, ovvero è un po' il giorno dei morti, quindi si va al cimitero a pulire le tombe, a rinfrescare i fiori, eccetera. Quindi è un po' come i nostri primi di novembre, ecco. Ma c'è una cosa in particolare che viene fatta durante il Qingming Jie in Cina ed è quella di bruciare della carta. Ora, mi ero messo qua perché poco fa c'era una persona proprio qua dietro che stava bruciando. Ci dovrebbe essere una persona a quell'incrocio, ecco, esattamente qua, si vede. Vediamo se riesco a ingrandire. No. Comunque, si brucia della carta in commemorazione dei morti. Se ricordo bene, questa tradizione di bruciare la carta ha un'origine buddista. Inizialmente si bruciavano dei soldi. E stava ad indicare un po' quello che era il distacco dal mondo materiale e soprattutto appunto dal vil denaro. Ma i cinesi, che sono persone molto pratiche, col tempo poi hanno iniziato invece a bruciare questi fogli di carta e pian piano adesso sono diventati questi addirittura soldi falsi, stampati, ma chiaramente falsi. Non è che uno dice un renminbi falso, allora lo bruciamo. No, cioè sono proprio dimensioni più grandi, con stampe diverse, con valori assurdi, tipo da 8 milioni 888 mila miliardi di milioni di miliardi, quindi cose del genere. Si bruciano perché in realtà, bruciandoli e facendoli diventare fumo, arrivano fino nell'aldilà e arrivano ai nostri avi. Infatti l'aldilà cinese è un po' diverso da quello italiano o comunque occidentale. Nell'aldilà cinese servono i soldi per comprare comunque le cose. È come una vita terrena, ma spostata in una vita ultraterrena. E quindi vengono bruciati i soldi. Addirittura oramai, anni fa, avevo visto anche, non so, case di carta, perché tu la bruci e va e arriva ai tuoi avi questa casa, o i cellulari o la macchina. Quindi proprio ci sono cose che noi usiamo tutti i giorni, che però fatte di carta e vengono appunto bruciate e mandate nell'aldilà. C'è anche un'altra festa durante l'anno in cui si usa bruciare della carta, adesso non mi ricordo esattamente qual è. Ma per esempio mi sembra che sia all'inizio dell'inverno e generalmente si bruciano dei vestiti sempre di carta da mandare nell'aldilà, perché anche nell'aldilà fa freddo. Ho appena notato che dall'altro lato della strada, in realtà qui si vede un bel falò, ecco, questa persona sta bruciando carta per mandarla ai suoi antenati. Da vicina è tutto, di nuovo buona Pasqua, buona Pasquetta e anche buon Qingming Jie. Ciao, alla prossima!